Ecco, questa sarebbe stata una canzone di Guccini, ma ho deciso di modificarne un po' il testo, di cambiarle un po' le parole e di deviarne il contesto sul torneo di calcetto che ho organizzato e che ha riscosso un successo che mi ha reso molto felice, ciononostante ci sono insomma degli individui che continuano a, non so, accusarmi di compiere gesti vergognosi, gesti nefandi, gesti faziosi ogni settimana a favore di questa o quella squadra. E nonostante ci siano invece tantissimi che mi reputano magari meritevoli di una stima sufficiente a poter gestire un torneo del genere, ci sono anche questi 5 o 6 detrattori a cui voglio dedicare queste due righe rubate al maestro Guccini, che spero mi perdonerà. Ma se avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, lo ammetto, sono reo. Credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei fatto un torneo? Giovane ingenuo, io ho perso la testa. Siano stati proprio il mio romanticismo e un calcio in cui accuse d'arrivismo, dubbi di favoritismo, son quello che mi resta. Io tutti o niente, io stronzo, io imbroglione, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso, io uguale, giallo, ebreo, comunista, io eroico, io perché paro, so imbarcare. Io falso, io vero, ingenuo, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino con quel computerino a scrivere il Corriere. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha da ridire? Anche lei mi rimprovera che manco ad ogni appuntamento e che scusa mi invento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco. Saper vedere un nostro gol o meno, compagni, il gioco si fa duro e tetro. Comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi calciatori, eletta schiera, vi giocate la sera 200 milioni. Voi che siete capaci fate bene, ma ne ho le tasche piene, per non dire i coglioni, per tutto quel macello che voi fate. Tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, tu lo ammetti, un tale Capocetti a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far partite io per primo, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante gare ancora da far giocare per chi vuol continuare, e affanculo tutti gli altri. Spero di aver reso l'idea.